Una torta ricca di ingredienti sani e genuini. Se come me amate i mirtilli, questa è la tortina che fa per voi. Come sempre, mediamo gli ingredienti insieme. 200 g di farina integrale, 250 g di mirtilli freschi, 150 g di zucchero semolato, 180 ml di latte, 125 g di ricotta, 70 g di fecola, 125 g di yogurt al naturale, succo e scorza di un limone, una bustina di lievito per dolci e 50 ml di olio di semi di girasole. Prendiamo un contenitore e iniziamo la preparazione. Versiamo lo yogurt, la ricotta, il latte, lo zucchero, l'olio, il succo di limone, la scorzetta. Ora possiamo unire la farina. Andiamo ad unire la fecola setacciata. E per ultimo il lievito. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. L'impasto è pronto per essere versato nella nostra tortiera da 20 cm. Ho già messo sul fondo la carta forno imburrata e infarinata. Velocissima questa tortina. Ora andiamo a cospargere tutta la tortina con i mirtilli. Facciamoli affondare un po' alcuni. Spolveriamo sopra con un pochino di zucchero di canna. Pronta per andare in forno a 180 gradi per 40 minuti. Facciamo sempre la prova a stecchino, se vediamo che è ancora umida prolunghiamo la cottura per altri 5-10 minuti. Ci vediamo tra poco. La nostra torta ai mirtilli e limone è pronta. Ora ne andiamo a tagliare come sempre una fetta e vediamo l'interno. Buon appetito, alla prossima ricetta!